Sotto i cieli turbolenti di un mondo in guerra, dove ogni secondo scorreva in sincronia con il battito del cuore di milioni di persone in attesa del loro destino, un velo di segretezza avvolgeva le forze alleate, mentre la macchina di distruzione della Seconda Guerra Mondiale girava incessantemente. Una serie di progetti segreti prese il volo, letterali voli della fantasia che sembravano strappati dalle pagine della fantascienza. Benvenuti nell'arsenale nascosto della Seconda Guerra Mondiale, dove le armi più clandestine e bizzarre furono concepite in nome della vittoria. Immaginate l'anno 1942, un periodo in cui la disperazione artigliava le menti degli strategi militari. Entrate nella bomba pipistrello, un concetto stravagante come suggerisce il suo nome. Immaginate una bomba non riempita di esplosivi, ma di pipistrelli in ibernazione, ognuno legato a un piccolo carico incendiario progettato per incendiare città in una conflagrazione di caos, ideata da un chirurgo dentale e sostenuta da personaggi come Lytle S. Adams. Era un piano così audace da rasentare l'assurdo. Poi c'era il progetto missile guidato da piccioni, ideato dal famoso comportamentista B.F. Skinner nel 1943. Non erano i soliti piccioni che si trovano nei parchi, ma piloti piumati, addestrati a beccare bersagli, guidando missili con incredibile precisione. Riuscite a immaginare la vista di uccelli, epitomi di pace, trasformati in aviatori aviani che guidano strumenti di distruzione? E tra le acque gelide, il progetto Habakkuk propose di scolpire dalle stesse iceberg dell'Atlantico del Nord una portaerei inaffondabile. Concepite da Jeffrey Pike nel 1942, questa leviatano congelato doveva essere scolpito dal picrete, un miscuglio di ghiaccio e polpa di legno, apparentemente indistruttibile e impermeabile ai siluri dei sottomarini in agguato. Nell'ombra di queste operazioni segrete, ricordiamo le parole di Sir Winston Churchill. In tempo di guerra, la verità è così preziosa che dovrebbe essere sempre accompagnata da una guardia del corpo di bugie. Mentre ci addentriamo in questi segreti, ci si chiede quante altre bugie hanno protetto la verità degli esperimenti di guerra più bizzarri degli alleati. Unitevi a noi, mentre rimuoviamo gli strati della storia, per rivelare l'intero spettro dell'arsenale clandestino degli alleati. Dalle bombe pipistrello ai piloti piccioni, dalle enormi navi iceberg alle miriadi di altre invenzioni avvolte nel segreto. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Assi e chirotteri sabotatori, armi pennute e alate della Seconda Guerra Mondiale. Nel teatro della Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che ha testimoniato un'innovazione tecnologica senza precedenti, alcuni dei concetti di armi più straordinari non provenivano dal regno delle macchine, ma dal regno animale. Tra questi c'erano le bombe pipistrello iniziate dagli americani e i missili guidati da piccioni, progetti che sembrano presi dalle pagine di un romanzo di fantascienza piuttosto che dagli annali della storia militare. All'inizio degli anni 40, mentre gli Stati Uniti cercavano di ottenere un vantaggio nel teatro del Pacifico, un dentista della Pennsylvania di nome Lytle S. Adams propose un piano tanto stravagante quanto ingegnoso. Adams, ispirato dopo un viaggio alle Carlsbad Caverns, suggerì di usare i pipistrelli come portatori viventi di dispositivi incendiari. L'idea, che sarebbe diventata nota come Progetto X-Ray, era di legare piccole bombe ai pipistrelli e rilasciarli sulle città giapponesi. La teoria era che i pipistrelli si sarebbero posati nelle grondaie e nei sottotetti degli edifici giapponesi, prevalentemente in legno, all'alba, agendo come incendiari involontari quando i timer rilasciavano le bombe. Il piano decollò con il sostegno del Comitato Nazionale per la Ricerca sulla Difesa e attirò anche l'attenzione del presidente Roosevelt, che famosamente commentò: «Quest'uomo non è un pazzo. Sembra un'idea completamente folle, ma vale la pena di esaminarla». L'esercito testò una varietà di specie di pipistrelli prima di scegliere il pipistrello coda libera messicano per la sua resistenza e capacità di trasportare un carico utile. Nei test condotti nello Utah e nel Nuovo Messico nel corso del 1943, le bombe pipistrello si dimostrarono notevolmente efficaci nell'accendere incendi su un'ampia area. Tuttavia, il progetto fu infine accantonato a favore della bomba atomica, con un investimento di oltre 2 milioni di dollari e l'utilizzo di oltre 6.000 pipistrelli. Parallelamente alla bomba pipistrello, un altro progetto incentrato sugli uccelli stava prendendo forma.
guidato dal famoso comportamentista americano B.F. Skinner. Conosciuto come Progetto Piccione, successivamente rinominato Progetto Orcon per controllo organico, Skinner credeva che i piccioni potessero essere addestrati a guidare i missili verso i loro obiettivi. Utilizzando i principi del condizionamento operante, addestrò i piccioni a beccare un'immagine del bersaglio visualizzata su uno schermo all'interno della punta del missile. I becchi sullo schermo avrebbero segnalato alle superfici di controllo del missile di regolare la sua traiettoria di volo. Sorprendentemente, i piccioni si dimostrarono affidabili e precisi nel loro compito durante i test preliminari. In un'occasione, un missile guidato da piccioni colpì un bersaglio in pieno dopo un volo di oltre 5 miglia. Nonostante il successo, il progetto fu accolto con scetticismo e alla fine cancellato, poiché si riteneva che i sistemi di guida elettronica avessero più promesse e affrontassero meno sfide logistiche. Le eredità di queste imprese, guidate dagli animali, sono tanto curiose quanto profonde. Nacquero da una convergenza di creatività, disperazione e la volontà di esplorare ogni possibile via per la vittoria. Sebbene nessuno dei due progetti abbia visto un uso effettivo in combattimento, hanno contribuito alla comprensione più ampia della tecnologia dei missili guidati e all'uso degli animali nella guerra. Spettri di guerra. La potenza illusiva dell'armata fantasma. Nell'ombra della Seconda Guerra Mondiale, tra il caos delle battaglie decisive e il rombo dei motori, esisteva un esercito che prosperava nel silenzio e nell'arte dell'inganno. Il 23° quartier generale delle truppe speciali dell'esercito degli Stati Uniti, più drammaticamente conosciuto come l'Armata Fantasma. Questa unità unica e segreta aveva il compito di ingannare, confondere e manipolare il nemico usando un arsenale di illusioni e ingegno piuttosto che la forza bruta. Attivata nel gennaio 1944, l'Armata Fantasma era un eclettico insieme di 1100 uomini, selezionati da scuole d'arte, agenzie pubblicitarie e college di ingegneria, incaricati della creazione di uno spettacolo itinerante di mimica militare. Erano i maghi del campo di battaglia, che evocavano flotte fantasma di carri armati gonfiabili, divisioni fantasma di trasporto truppe e convogli eterei di camion, tutti progettati per sembrare forze formidabili per il riconoscimento e l'intelligence nemici. I loro strumenti erano non convenzionali: gomma, tela e creatività. I carri armati gonfiabili, del peso di soli 42 kg, potevano essere eretti da pochi uomini in pochi minuti, trasformando un paesaggio desolato in un alveare di potenza militare che, da lontano o dall'alto, era indistinguibile dal vero. Gli ingegneri del suono della truppa trasmettevano una cacofonia di rumori preregistrati, come il tintinnio delle armature, la costruzione di ponti e il monotono ronzio dei motori, trasmessi da altoparlanti nascosti nei cespugli, dando vita al loro esercito silenzioso. Il repertorio di inganni del 23° non si limitava all'inganno visivo e sonoro. Gli operatori radio conducevano una sinfonia di false trasmissioni, una complessa rete di chiacchiere sceneggiate che sarebbero state intercettate dalle forze tedesche. Queste trasmissioni erano meticolosamente realizzate, spesso in tandem con effettive operazioni alleate altrove, per creare rappresentazioni convincenti di unità che non esistevano. Le loro operazioni si estendevano nel teatro europeo, dalla Francia alla Germania, con la loro prima grande performance in Normandia subito dopo il D-Day, dove imitarono le 30esima e 79esima divisioni, distogliendo le forze tedesche dalle effettive posizioni delle truppe americane. Forse il loro atto più famoso fu l'operazione Wirsen, dove si mascherarono da una forza di 30.000 unità, completa di armature e artiglieria, contribuendo alla cattura del ponte sul Reno a Remagen, attirando le unità nemiche a difendere la posizione sbagliata. Aneddoti delle loro imprese abbondano, come i soldati che spostavano pezzi di artiglieria in legno di notte, mentre erano a piena vista del nemico, o guidavano camion coperti di tela in percorsi circolari per simulare il traffico. La loro presenza era spesso un segreto aperto tra gli alti ranghi del comando alleato, eppure i tedeschi, gli italiani e persino i giapponesi non scoprirono mai l'illusione, attribuendo la loro incapacità di impegnare queste divisioni fantasma ai propri fallimenti piuttosto che all'astuzia alleata. L'efficacia dell'Armata Fantasma è difficile da quantificare,
ma la loro capacità di ingannare e dirottare le forze tedesche ha salvato innumerevoli vite alleate e accelerato la fine della guerra. Sono accreditati di oltre 20 operazioni, ognuna con il proprio copione, cast e palcoscenico, dove il confine tra teatro e guerra era sfumato fino a diventare indistinto. L'armata fantasma fu ufficialmente sciolta il 15 giugno 1945, la loro esistenza avvolta nel segreto per decenni dopo la guerra. Oggi la loro storia è una di creatività nel caos, una testimonianza del potere dell'innovazione nella guerra. Rappresentano un tributo a coloro che hanno combattuto non con le armi, ma con l'ingegno, che hanno scambiato il fucile per la radio e il carro armato per il telone. La loro eredità è incisa non negli annali delle vittime di battaglia, ma nelle silenziose e fantasmagoriche impronte che hanno lasciato nel paesaggio europeo, una forza fantasma che è stata sentita ma mai trovata, un sussurro di guerra che ha parlato volumi nel silenzio. I leviatani ghiacciati dell'Atlantico, l'ambizione congelata dell'operazione Habakkuk. Nel tumulto e nell'innovazione della Seconda Guerra Mondiale nacque un piano di ambizione erculea, denominato Operazione Habakkuk. Il suo obiettivo era audace quanto non convenzionale: creare una flotta di basi aeree galleggianti fatte di picrete, un composto unico di ghiaccio e polpa di legno, da utilizzare contro i sottomarini tedeschi nell'Atlantico. Questo progetto top secret mirava non solo a cambiare il corso della guerra navale, ma anche a sfidare i principi stessi dell'ingegneria militare. Il genio dietro questa impresa ghiacciata era Geoffrey Pike, un inventore britannico con un debole per l'eccezionale. Egli supponeva che il picrete, con il suo basso costo, galleggiabilità e tasso di fusione più lento rispetto al ghiaccio puro, potesse essere la chiave per fornire piattaforme stabili e inaffondabili per gli aerei. La sorprendente durabilità e resistenza alla fusione del picrete furono dimostrate in modo teatrale da Lord Mountbatten, che durante un incontro con alti funzionari, incluso il primo ministro Winston Churchill, si dice abbia sparato a un blocco di ghiaccio che si frantumò e poi a un blocco di picrete che si ammaccò solamente, con il proiettile che rimbalzò e graffiò presumibilmente un alto ammiraglio. Nel 1943 un prototipo fu costruito sul lago Patricia, a Jasper, Alberta, Canada. Il progetto era segreto quanto ambizioso, con solo una manciata di persone a conoscenza della sua piena portata. Il prototipo, misurando 18 metri per 9 e pesando oltre 1000 tonnellate, era una rappresentazione minuscola del colosso immaginato che si sarebbe esteso per 600 metri in lunghezza, con uno spostamento di oltre 2 milioni di tonnellate e capace di resistere agli attacchi dei siluri grazie alla sua enorme mole e alla forza intrinseca del picrete. Nonostante le promesse, le sfide erano immense. La grandezza delle portaerei proposte richiedeva uno sforzo monumentale in termini di materiali e manodopera. Inoltre, mantenere l'integrità strutturale delle portaeree in climi più caldi presentava significative difficoltà tecniche. Il costo, inizialmente stimato essere inferiore a quello di una portaerei convenzionale, schizzò alle stelle non appena divennero evidenti le praticità dell'impresa. L'operazione Habakkuk flirtava con i confini dell'immaginazione e della realtà. Il concetto di una base aerea galleggiante, fatta da un misto di ghiaccio e polpa di legno, capace di lanciare e far atterrare i più grandi aerei dell'epoca, era una narrazione direttamente uscita dalla fantascienza. Doveva essere dotata di tutte le comodità di una portaerei tradizionale, comprese una pista di atterraggio, un hangar e alloggi, tutto racchiuso in uno scafo teoricamente invulnerabile a tutti tranne i più gravi attacchi di siluri. Man mano che la guerra progrediva, la fattibilità dell'operazione fu sempre più messa in discussione. I critici sottolinearono l'incubo logistico di trainare questi titani congelati attraverso l'oceano, mentre altri misero in dubbio la longevità delle portaerei di fronte ai disgeli estivi. Inoltre, i progressi nella tecnologia aerea e l'introduzione di aerei a lungo raggio cominciarono a oscurare la necessità di un tale progetto. Nel 1944, dopo molti dibattiti e la spesa di $1 milione in esperimenti e prove, il progetto fu accantonato. Le ragioni erano molteplici: miglioramenti nei design tradizionali delle portaerei, i mutamenti nei flussi della guerra e i persistenti problemi tecnici che affliggevano lo sviluppo del progetto. Ombre e segreti, gli architetti silenziosi della vittoria. Nell'ombra di un mondo in guerra,
un nuovo giocatore entrò nell'arena dello spionaggio e delle operazioni coperte, l'Ufficio dei Servizi Strategici, OSS. Questa organizzazione clandestina, formata da un ordine militare presidenziale il 13 giugno 1942, divenne l'agenzia di intelligence in tempo di guerra degli Stati Uniti e il progenitore strategico della Central Intelligence Agency, CIA. L'OSS era il figlio prediletto del maggior generale William Wild Bill Donovan, un eroe di guerra decorato e visionario che comprese il ruolo critico che l'intelligence gioca nel plasmare i conflitti. Con sede a Washington DC, l'OSS si lanciò in un mondo di sotterfugi, sabotaggi e guerra segreta. Reclutava da un gruppo così diverso come le missioni che avrebbe intrapreso, accademici, intellettuali e persino registi di Hollywood insieme a soldati esperti, tutti addestrati nelle arti oscure dello spionaggio. Erano ghili architetti silenziosi della vittoria, raccogliendo informazioni che si sarebbero rivelate fondamentali nel trionfo degli alleati. La portata dell'OSS era globale, estendendosi dalle montagne pericolose della Birmania alle soleggiate piazze di Roma, dove operativi come Virginia Hall, sotto il nome in codice Marie, orchestravano una rete di operazioni di resistenza così impattanti che la Gestapo la considerava la più pericolosa di tutti gli spie alleati. In Asia, gli operativi lavoravano con le tribù indigene e le addestravano nella guerriglia per resistere all'occupazione giapponese, una testimonianza dell'approccio innovativo all'arte bellica dell'OSS. Gli strumenti e i gadget degli agenti dell'OSS erano roba da romanzi di spionaggio. Macchine fotografiche in miniatura, pistole silenziate e macchine per cifrare. Il ramo ricerca e sviluppo dell'OSS, guidato dall'ingegnoso Stanley Lovell, ideò una serie di dispositivi come la mina Limpet, un esplosivo magnetico attaccato in modo occulta alle navi nemiche, e il Mole, un sommergibile a due persone per sabotaggi sottomarini. Queste innovazioni furono precursori della tecnologia che GII operatori moderni danno per scontata. Gli aneddoti delle operazioni dell'OSS sembrano sceneggiature di Hollywood, nessuno più dell'operazione Minsmith, dove un cadavere vestito da ufficiale, che portava piani di invasione falsi, fu usato per ingannare l'asse sulla posizione del prossimo attacco degli alleati. Erano questo tipo di astuzie a sottolineare il ruolo dell'OSS nella strategia alleata, spesso ribaltando le sorti della guerra in modi che proiettili e bombe non potevano. Il personale dell'agenzia era tanto notevole quanto le sue missioni. Julia Child, prima di diventare un'icona culinaria, servì nell'OSS, dove lavorò allo sviluppo di un repellente per squali per proteggere gieli esplosivi sottomarini. Il loro lavoro, spesso pericoloso e sempre avvolto nel segreto, gettò le basi per le moderne tattiche di spionaggio. Con il declino della guerra, la necessità di un servizio di intelligence robusto come l'OSS fu messa in discussione. Nel settembre 1945, il presidente Harry Truman firmò un ordine esecutivo che sciolse l'OSS, disperdendo le sue funzioni tra i dipartimenti di Stato e di guerra. Tuttavia, il vuoto strategico creato dallo scioglimento portò alla creazione della CIA nel 1947. Assicurando che l'eredità dell'OSS continuasse a vivere negli annali dell'intelligence e della sicurezza nazionale. Inferni su rotaie, l'avanguardia ardente della Seconda Guerra Mondiale. Mentre il mondo bruciava nelle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, una nuova arma diffondeva il suo respiro infuocato sui campi di battaglia d'Europa e del Pacifico: i carri armati lanciafiamme. Questi draghi meccanizzati non nascevano da un semplice desiderio di distruzione, ma dalla necessità di superare la resistenza radicata delle fortificazioni e dei bunker dell'asse, che le armi convenzionali faticavano a penetrare. I britannici furono pionieri in questa impresa ardente, modificando i loro carri armati Matilda nelle campagne desertiche del Nord Africa. Soprannominati Matilda Frog, questi carri armati erano dotati di proiettori di fiamme in sostituzione della mitragliatrice nella torretta, e furono usati per la prima volta in azione nella battaglia della Somme nel 1916. Tuttavia, fu durante le campagne del Pacifico che i carri armati lanciafiamme raggiunsero la loro piena espressione. Le fitte giungle fornivano ai giapponesi ampie coperture e fortificazioni, rendendoli un nemico implacabile. Le forze americane, imparando dai loro omologhi britannici, iniziarono ad adattare le loro bestie corazzate,
come il M4 Sherman, dando vita a varianti come il Sherman Zippo, così chiamato in onore dell'accendino popolare. L'uso di questi carri armati nel teatro del Pacifico era sia strategico che psicologico. Nella battaglia di Iwo Jima nel 1945, i carri armati lanciafiamme sgomberarono le posizioni nemiche con una ferocia che demolì le fortificazioni e demoralizzò i difensori. Fu un operatore di carri armati lanciafiamme dei Marines, il caporale Herschel Woody Williams, a guadagnarsi la medaglia d'onore per il suo assalto incessante contro i bunker giapponesi, illustrando il ruolo fondamentale di questi carri nella rottura della volontà nemica. Sul fronte europeo, i carri armati lanciafiamme ebbero un impatto diverso. Le siepi della Normandia, che si rivelarono una formidabile barriera al progresso alleato dopo il D-Day, trovarono il loro match nella forma dei carri armati lanciafiamme coccodrillo. Questi carri, basati su Churchill, dotati di un rimorchio pieno di carburante che poteva proiettare un getto di fiamme per oltre 110 metri, furono fondamentali nell'operazione Goodwood, aiutando a violare le difese tedesche. Il numero di questi carri non era vasto. Solo poche centinaia furono convertiti, ma il loro effetto era sproporzionato al loro numero. Ogni carro trasportava un carburante di fiamma composto da una miscela di benzina e un agente addensante, creando una sostanza gelatinosa che, una volta accesa, si attaccava alle superfici e bruciava intensamente. I carri stessi erano uno spettacolo temibile, dipinti con bocche e occhi feroci di squali, sia per intimidire il nemico, sia per rafforzare il morale delle truppe alleate. Le curiosità abbondano quando si tratta di questi lanciafiamme meccanizzati. I loro operatori, spesso isolati dalla fanteria che supportavano, svilupparono una stretta camaraderia, legata dalla natura unica e pericolosa del loro dovere. Racconti aneddotici di questi equipaggi parlano del compito inquietante di riempire il liquido infiammabile, sapendo che un singolo colpo nemico poteva trasformarli in una palla di fuoco. Nonostante la loro efficacia, l'uso dei carri armati lanciafiamme fu anche oggetto di controversia. La natura orribile delle ferite inflitte da queste armi scatenò dibattiti sull'etica del loro uso, un dibattito che trova echi nelle discussioni moderne sull'uso di armi incendiarie. Con la fine della guerra cessò anche l'uso diffuso di questi carri. Divennero un simbolo degli estremi del combattimento della Seconda Guerra Mondiale, un testamento all'innovazione sotto costrizione. L'eredità dei carri armati lanciafiamme è un promemoria delle lunghezze a cui l'umanità arriverà quando si trova di fronte allo spettro di una guerra totale. L'alba del decifratore digitale, Colossus e lo sfondamento dei codici. Nell'ombra di Bletchley Park, tra la grigia realtà della Seconda Guerra Mondiale, sorgeva una creazione sia imponente che sconvolgente, un presagio dell'era digitale. Questo era Colossus, il primo computer digitale programmabile al mondo, un colosso nato dall'ingegno britannico per penetrare i segreti velati della macchina Enigma tedesca. Concepito dal matematico Alan Turing e dall'ingegnere Tommy Flowers, Colossus era progettato per affrontare il cifrario Lorenz, un dispositivo crittografico usato dall'alto comando tedesco, molto più complesso del codice Enigma. I messaggi criptati Lorenz erano considerati inattaccabili fino alla svolta di Turing, e il genio ingegneristico di Flowers diede vita a una macchina che poteva elaborare 5.000 caratteri al secondo. Un'impresa strabiliante negli anni 40. Il primo Colossus funzionale era operativo entro dicembre 1943 e entro giugno 1944 fu fondamentale nel fornire informazioni per gli sbarchi del D-Day. In totale furono costruiti 10 computer Colossus, ciascuno alto 2 metri e occupante lo spazio di un piccolo soggiorno, con le loro valvole a vuoto e una fitta rete di fili che ronzavano di correnti elettriche, elaborando messaggi criptati con implacabile efficienza. L'esistenza di Colossus rimase un segreto classificato per decenni dopo la guerra, svanendo nel regno delle leggende e dei sussurri tra i pochi che conoscevano le sue realizzazioni. I decifratori che operavano su Colossus, una brigata di menti brillanti, lavorarono in un'oscurità instancabile. I loro contributi allo sforzo bellico tanto oscuri quanto le operazioni che stavano aiutando. Le sole statistiche non riescono a catturare l'impatto enorme di Colossus. Si stima che le informazioni raccolte attraverso i decriptaggi abbiano abbreviato la guerra di 2 anni e salvato innumerevoli vite, una vittoria silenziosa,
scritta negli annali della crittografia e dell'informatica. Gli aneddoti di quei giorni di guerra a Bletchley Park parlano delle stranezze del lavorare con una tale invenzione novella. Gli operatori ricordano il calore generato dalle migliaia di valvole a vuoto, un piacevole rifugio dal freddo degli inverni inglesi. Ricordano il ronzio ritmico, quasi musicale, della macchina mentre elaborava calcoli, un suono che diventava lo sfondo inosservato alle loro fatiche quotidiane. Gli storici notano l'ironia di Colossus, una macchina di guerra che ha gettato le basi per le pacifiche rivoluzioni dell'era digitale. Era un titano paradossale, che dimostrava il potere distruttivo del segreto e il potenziale liberatorio dell'informazione. Nelle sacre sale di Bletchley, una citazione di Winston Churchill, mai così tanti dovettero così tanto a così pochi, spesso sussurrata tra i decifratori, assumeva un nuovo significato. Qui i pochi includevano non solo gli uomini e le donne delle forze alleate, ma anche la presenza silenziosa e calcolatrice di Colossus. Con la fine della guerra, il segreto che circondava Colossus non si dissolse. Le macchine furono smantellate, i loro progetti distrutti, la loro esistenza cancellata dai registri come se fossero spettri che non avevano mai calcato la terra. Eppure, l'eredità di Colossus riemerse decenni dopo, influenzando generazioni di tecnologia a venire. Oggi, Colossus sta come un monumento all'ingegno umano a Bletchley Park, ricostruito da appassionati e storici desiderosi di preservare la storia di questo titano tecnologico. Le sue bobine di nastro potrebbero non girare più e le sue valvole a vuoto potrebbero non brillare più, ma lo spirito di Colossus, uno spirito di scoperta, di spingere i confini del possibile, continua ad ispirare. I sabotatori del cielo, l'assalto aereo dell'operazione Outward. Nella vasta oscurità della Seconda Guerra Mondiale, l'ingegno prese il volo nella forma dell'operazione Outward, un audace sforzo britannico che sfruttava i capricci del vento per seminare il caos nel Terzo Reich. Con il modesto pallone come arma di scelta, questa operazione mirava a disturbare e scoraggiare l'infrastruttura e il morale tedesco. Lanciata nel marzo 1942, l'operazione Outward utilizzava la semplice, non appariscente tecnologia dei palloni meteorologici commerciali. Questi palloni non erano portatori di dati meteorologici, ma veicoli di caos. Ognuno era equipaggiato con un dispositivo incendiario o un lungo filo metallico progettato per intrappolare e cortocircuitare le linee elettriche. L'operazione, orchestrata dalle stanze segrete della Royal Navy e dell'esercito britannico, era un testamento al detto che la necessità è madre dell'invenzione. Durante l'arco dell'operazione, dal 1942 fino alla sua cessazione nel settembre 1944, furono rilasciati più di 99.000 palloni, galleggiando silenziosamente attraverso il mare del Nord verso i territori occupati dai tedeschi. Ogni pallone trasportava carichi che erano rudimentali ma efficaci. I dispositivi incendiari erano intesi ad accendere incendi all'atterraggio, provocando incendi forestali e danni strutturali. I fili strascicanti, d'altra parte, sfruttavano l'estesa rete elettrica, mirando a creare cortocircuiti e conseguenti blackout. Questi invasori aerei low-tech erano una minaccia silenziosa, scendendo sul nemico con l'imprevedibilità dei venti. Le statistiche dell'operazione suggeriscono che, sebbene molti palloni non raggiungessero il loro obiettivo, quelli che lo facevano causavano notevoli interruzioni. Le relazioni citano casi di interruzioni di corrente nelle città tedesche e persino il deragliamento di un treno a causa di un filo intrappolato in Francia. Il rapporto costo-efficacia dell'operazione era notevole. Per poche sterline per pallone, il potenziale di infliggere danni costosi e deviare risorse sul nemico era immenso. Aneddoti dell'epoca evidenziano sia l'ingegnosità che le stranezze dell'operazione Outward. Gli operatori di palloni, spesso donne del Women's Royal Naval Service, RENS, ricordavano la peculiarità della loro missione, inviando questi oggetti benigni nel cielo, senza sapere dove potessero atterrare o quale caos potessero seminare. Citazioni storiche dalle fonti tedesche sono scarse, ma la frustrazione e lo smarrimento causati da questi intrusi silenziosi sono palpabili nei documenti che rimangono. I tedeschi, concentrati sul contrastare minacce più convenzionali, furono inizialmente sconcertati
dalla comparsa improvvisa di incendi e guasti elettrici. Un curioso incidente coinvolse un pallone che viaggiò fino in Svezia, causando un imbarazzo diplomatico quando abbatté linee elettriche, illustrando le implicazioni di vasta portata dell'operazione. Nei villaggi e nelle città dell'Inghilterra orientale, la vista di questi palloni che ascendevano divenne parte della vita quotidiana, una peculiare nota a piedi pagina nello sforzo di guerra collettivo. I bambini guardavano mentre il cielo si riempiva di questi punti alla deriva, non comprendendo appieno il loro potenziale letale, ma percependo la serietà degli adulti intorno a loro. I dettagli dell'operazione rimasero classificati fino a molto tempo dopo la guerra. La sua storia rimase inespressa alle generazioni successive. Oggi l'operazione Outward è un affascinante capitolo del conflitto, che incarna le strategie innovative e talvolta eccentriche impiegate in tempo di guerra. Ombre di valore. La crociata clandestina del SOE nell'Europa occupata. Nei giorni più bui della Seconda Guerra Mondiale, l'esecutivo Operazioni Speciali Britannico, SOE, emerse come un faro di resistenza, operando nell'ombra per accendere le fiamme della ribellione in tutta l'Europa occupata. Istituito nel luglio 1940 per direttiva del primo ministro Winston Churchill, che famosamente lo incaricò di incendiare l'Europa, l'SOE intraprese una crociata segreta contro le potenze dell'asse, un racconto di spionaggio, sabotaggio e ricognizione intrecciato con il coraggio di eroi non celebrati. L'SOE, con la sua sede discretamente nascosta nella Baker Street di Londra, divenne il fulcro della guerra sotterranea della Gran Bretagna, dirigendo una rete clandestina che si estendeva per il continente. I suoi agenti erano l'incarnazione della furtività e dell'inganno, addestrati nell'arte dell'uccisione silenziosa, della crittografia e della guerriglia. Erano i guerrieri dell'ombra, spesso paracadutati dietro le linee nemiche al coperto della notte, le loro vite costantemente appese a un filo. I numeri da soli parlano dell'ampiezza delle operazioni del SOE. Entro la fine della guerra aveva dispiegato oltre 13.000 agenti nei territori nemici. Questi agenti collaboravano con i movimenti di resistenza locali, fornendo loro rifornimenti vitali, armi ed esplosivi. Le loro operazioni erano numerose e variegate, dal sabotaggio dell'acqua pesante norvegese a Vemork, interrompendo le ambizioni nucleari naziste, al sostegno della resistenza francese prima degli sbarchi del D-Day. Una delle operazioni più audaci del SOE fu l'assassinio di Reinhard Heydrich, il protettore del Reich ad interim di Boemia e Moravia, da parte di agenti cecoslovacchi nel 1942, una netta dimostrazione della portata e della determinazione dell'SOE. Le conseguenze furono brutali, con i nazisti che distrussero il villaggio di Lidice in rappresaglia, un triste promemoria delle posta in gioco nella guerra segreta. I nomi di agenti SOE come Violette Sabo e Odette Hallowes rimangono impressi nella storia, il loro coraggio immortalato. Le donne giocarono un ruolo cruciale nelle imprese del SOE, spesso come corrieri e operatori radio, i loro contributi tanto fondamentali quanto quelli dei loro colleghi maschi. Gli strumenti e i dispositivi ideati dalle menti inventive del SOE erano roba da romanzi di spionaggio, inclusi le leggendarie mine Limpet, usate per immobilizzare le navi nemiche, e le radiovaligia che collegavano gili operatori silenziosi con i loro manovratori. L'ingegnosità di questi gadget rifletteva lo spirito innovativo che permeava l'organizzazione. Descrivendo le loro pericolose imprese, un operativo del SOE una volta osservò: «Siamo gli amatori della guerra, ma abbiamo l'orgoglio degli amatori». La loro modestia nascondeva l'impatto profondo delle loro azioni, che spesso ribaltavano le sorti in vari sforzi di resistenza. Le operazioni delle SOE non furono senza errori e tragedie. L'infame Englandspiel, un'operazione di controspionaggio tedesca, portò alla cattura e all'esecuzione di dozzine di agenti SOE. Tuttavia, la risolutezza dell'organizzazione non vacillò mai, e per ogni agente perso, un altro si fece avanti per prendere il suo posto. L'eredità delle SOE è un collage di atti individuali di valore, impatti strategici e lo spirito umano indomito. I suoi agenti infiltrarono le aree più fortificate del nemico, dai fiordi della Norvegia alle montagne della Grecia, radunando partigiani e interrompendo le operazioni dell'asse. Gli aneddoti del loro ardimento abbondano, come la storia di un agente SOE
che percorse oltre 300 chilometri in bicicletta attraverso territori occupati, sfuggendo ripetutamente alla cattura per consegnare informazioni cruciali. O la storia di un documento falso così convincente che causò il ritiro delle truppe tedesche, alterando l'esito di un'intera campagna. Alla fine della guerra, l'SOE aveva lasciato un segno indelebile nella storia della resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, i suoi successi spesso oscurati dalla scala più ampia delle operazioni militari. Tuttavia, nel silenzio di tombe senza nome e nell'orgoglio silenzioso dei veterani anziani, gli echi della loro lotta clandestina risuonano, una testimonianza del potere dell'invisibile di cambiare il corso della storia. Il crogiolo atomico, forgiando il potere che ha terminato una guerra mondiale. Nel crogiolo della Seconda Guerra Mondiale, un'alleanza top secret tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada diede vita al progetto Manhattan, un'operazione colossale e clandestina che avrebbe culminato nella nascita dell'età nucleare. L'impresa, avvolta nel massimo segreto, era guidata dalla paura che la Germania nazista acquisisse per prima la capacità nucleare. Era una corsa contro il tempo e le poste erano cataclismiche. Il progetto Manhattan iniziò modestamente nel 1939 con la lettera di Einstein Szilard che avvertiva il presidente Franklin D. Roosevelt del potenziale delle armi atomiche. Entro il 1942 si era evoluto in un'impresa gigantesca che coinvolgeva oltre 130.000 persone e costava quasi 2 miliardi di dollari, oltre 23 miliardi di dollari oggi. Si estendeva in tutti gli Stati Uniti con siti chiave a Los Alamos, Nuovo Messico, Oak Ridge, Tennessee e Hanford, Washington. Il Regno Unito contribuì con le proprie ricerche precedenti dal progetto Tube Alloys e il Canada fornì materie prime vitali e ospitò il laboratorio di Montreal. Al timone di questa odissea scientifica c'era J. Robert Oppenheimer, l'enigmatico fisico, la cui leadership a Los Alamos trasformò un altopiano remoto nel fulcro della ricerca atomica. Sotto il suo occhio vigile, un'assemblea delle menti più brillanti dell'epoca, tra cui Enrico Fermi, Richard Feynman e Niels Bohr, spostò i confini della fisica, della chimica e dell'ingegneria. Il velo di segretezza del progetto era così impenetrabile che intere città praticamente scomparivano dai registri pubblici e i lavoratori si adoperavano su componenti senza conoscenza del prodotto finale. La natura criptica del progetto era tale che il vicepresidente Harry S. Truman non ne era a conoscenza fino a quando non divenne presidente. Le sfide scientifiche erano monumentali. Andavano dalla produzione di quantità sufficienti degli isotopi fissili uranio-235 e plutonio-239, alla risoluzione del complesso problema di iniziare una reazione a catena nucleare. Ogni sfida era affrontata con soluzioni innovative, come la creazione del primo reattore nucleare, CP1, sotto le tribune dello Stagg Field dell'Università di Chicago, dove Fermi raggiunse la prima reazione a catena nucleare controllata il 2 dicembre 1942. Eppure, il progetto non era privo dei suoi dilemmi morali e dei suoi oneri personali. Gli scienziati si scontrarono con le implicazioni del loro lavoro. Lo stesso Oppenheimer rifletteva questo conflitto interno quando famosamente citò il Bhagavad Gita dopo aver assistito al primo test riuscito al sito Trinity il 16 luglio 1945. Ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. L'eredità del progetto Manhattan è duplice. Da un lato è un testamento all'ingegno umano e alla determinazione nella ricerca di scoperte scientifiche. Dall'altro ha gettato una lunga ombra con i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto 1945, eventi che hanno segnato la fine della guerra, ma hanno avviato una nuova era di proliferazione nucleare e dibattiti etici che persistono fino ad oggi. Nel tessuto della guerra, il progetto Manhattan era un filo che ha alterato il modello del conflitto umano. I suoi echi si avvertono nei silenziosi corridoi di Los Alamos, nei racconti personali di coloro che hanno lavorato in segreto e nelle pagine della storia che registrano il suo trionfo agghiacciante. Fu un progetto nato dalla guerra, ma le sue ripercussioni si estesero nella pace inquieta che seguì, cambiando per sempre il panorama geopolitico. Rompere l'enigma della velocità aerea. La crociata per la propulsione a getto della Seconda Guerra Mondiale. Nell'apice della Seconda Guerra Mondiale,
si stava preparando una rivoluzione aeronautica che avrebbe irreversibilmente alterato la dinamica della guerra aerea, l'avvento del motore a getto. Questa corsa per la supremazia della propulsione a getto vide l'emergere di due aerei iconici, il Gloster Meteor britannico e il Messerschmitt, Me 262 tedesco. Il loro sviluppo non era solo un'impresa ingegneristica, ma anche una narrazione di orgoglio nazionale, operazioni clandestine e menti visionarie. La ricerca iniziò negli anni 30, quando Frank Whittle, un giovane ufficiale della RAF, brevettò un progetto per un motore turbogetto in Gran Bretagna. Oltre la Manica, Hans von Ohain, lavorando in Germania, coltivava una visione simile. Entrambi i paesi, ignari l'uno dell'altro a causa della nebbia della guerra imminente, prepararono il palcoscenico per uno scontro tecnologico che avrebbe echeggiato negli annali della storia. Il Gloster Meteor, il tentativo britannico di volo a propulsione a getto, solcò i cieli nel 1943, alimentato dai rivoluzionari progetti di motore di Whittle. Fu una pietra miliare segnata dal ronzio dei suoi doppio turbogetti, un suono che annunciava una nuova era. Il Meteor non era solo un aereo, era il culmine di incessanti esperimenti e improvvisazioni. Nonostante fosse limitato dal combattimento contro la Luftwaffe dai suoi cauti creatori, il Meteor lasciò il segno intercettando bombe volanti UTO-1, con oltre 600 unità prodotte entro la fine della guerra. In contrasto, il Messerschmitt Me 262, spesso lodato come il primo caccia a getto operativo al mondo, era un prodotto dell'innovazione e della disperazione tedesca. Con il suo primo volo, nel 1942, sebbene con un motore a pistoni, non fu fino al 1944 che avrebbe combattuto con i suoi turbogetti Junkers Jumo 004 a piena capacità. Il Me 262 era una meraviglia e un terrore, una silhouette elegante e squaliforme capace di superare qualsiasi aereo alleato. Ne furono costruiti oltre 1000 e nelle mani di assi come Adolf Galland strapparono l'aria con una velocità ineguagliata. Il Me 262 avrebbe potuto ridefinire il combattimento aereo, ma errori strategici e l'insistenza di Hitler sul suo ruolo come bombardiere ne diluirono l'impatto. Nel frattempo, l'approccio britannico, caratterizzato da cautela e sviluppo metodico, assicurò la sopravvivenza del Meteor nell'era postbellica, evitando le vulnerabilità che affliggevano il Me 262, dispiegato frettolosamente. Questi aerei non erano semplici macchine, incarnavano le speranze e le paure delle rispettive nazioni. Piloti collaudatori, come Eric Winkle Brown, che volarono sia con il Meteor che con il Me 262 catturato, furono gli eroi non celebrati che sfidarono l'ignoto, spingendo i confini della velocità e della scienza. I loro aneddoti, come i racconti di Brown sull'accelerazione sorprendente del Me 262, forniscono un aspetto umano all'acciaio clinico dello sviluppo dei jet. Il duello tecnologico tra il Gloster Meteor e il Messerschmitt Me 262 non riguardava solo la velocità. Riguardava l'innovazione sotto pressione. Ingegneri come Whittle e von Ohain, che lavoravano attraverso notti insonni, e fabbriche sia in Gran Bretagna che in Germania, che operavano tra il rombo incessante delle bombe nemiche. Era una corsa nel vero senso della parola, non solo l'uno contro l'altro, ma contro l'orologio ticchettante della guerra. In questa narrazione della propulsione a getto, numeri e statistiche sono oscurati dall'elemento umano. I piloti che osarono, gli ingegneri che sognarono e i lavoratori che faticarono. Il Meteor e il Me 262 non furono la fine, ma l'inizio, i progenitori di un'era dei jet che avrebbe ridotto il mondo e portato l'umanità ai confini dello spazio. Ombre di cifratura. Svelare l'enigma di Bletchley Park. I sussurri di guerra si trasformarono in ruggiti alla fine degli anni 30 e in mezzo a questo caos un dispositivo meccanico cifrante noto come la macchina Enigma emerse come un formidabile bene nell'arsenale militare tedesco. Il suo scopo era semplice ma profondo: proteggere il velo di segretezza sulle comunicazioni tedesche. Questa macchina, tuttavia, sarebbe diventata il fulcro di una delle più drammatiche imprese intellettuali della Seconda Guerra Mondiale. Un intricato ballo di crittografia che si svolgeva nella massima segretezza nel Bletchley Park britannico. La macchina Enigma, con i suoi rotori e pannelli di collegamento,
era una meraviglia dell'ingegneria, capace di produrre un sbalorditivo 150 quintilioni di impostazioni possibili. Gli operatori tedeschi erano fiduciosi nella sua complessità, una fiducia che divenne una sfida per Gili e alleati. Il compito di decifrare i codici Enigma era erculeo e richiedeva una congiunzione di diverse competenze, da linguisti a campioni di scacchi, tutti uniti sotto un unico tetto a Bletchley Park, una tenuta nel Buckinghamshire che divenne il hub clandestino degli sforzi britannici di decodifica. La narrazione della decrittazione dell'Enigma è incompleta senza riconoscere il genio di Alan Turing, un matematico il cui nome sarebbe diventato sinonimo della rottura di Enigma. L'arrivo di Turing a Bletchley nel 1939 segnalò un punto di svolta. Egli concepì la macchina bombe, un dispositivo elettromeccanico in grado di testare le miriadi di impostazioni dell'Enigma a velocità mozzafiato. La bomba di Turing, chiamata così in onore di un dispositivo polacco, non era un'impresa solitaria, ma un'evoluzione, poggiando sulle spalle dei lavori precedenti dei crittografi polacchi che avevano per primi decifrato i segreti dell'Enigma negli anni 30. Le macchine bombe, con i loro rotori rotanti e circuiti elettrici, divennero i cavalli da lavoro di Bletchley. Furono completate dall'ingegnosità di individui come Gordon Welchman, che migliorò i progetti di Turing, e Hugh Alexander, un gran maestro di scacchi trasformato in criptoanalista, la cui mente strategica aiutò a decifrare le complesse impostazioni dell'Enigma. La routine quotidiana dei decrittatori era una di intensa scrutinio e dettaglio minuzioso. Ogni mattina venivano accolti da un nuovo insieme di codici, poiché guai operatori tedeschi cambiavano quotidianamente le impostazioni dell'Enigma. Il team di Bletchley doveva correre contro il tempo, sapendo che ogni momento perso poteva significare vite in gioco sui campi di battaglia e nelle acque insidiose dell'Atlantico, dove i sommergibili tedeschi cacciavano le navi alleate con efficienza predatrice. Non furono solo macchine e menti a rompere Enigma. Fu anche la raccolta meticolosa di informazioni, a volte dalle linee del fronte. Ad esempio, la cattura di codici segreti da sommergibili come U-110 fornì ai decrittatori intuizioni inestimabili, consentendo loro di allineare accuratamente le macchine bombe, svelando così strati di messaggi criptati. L'operazione a Bletchley era una sinfonia di segretezza, un'orchestra in cui ogni membro svolgeva un ruolo fondamentale, da Turing e i suoi colleghi criptoanalisti alle Vrance, membri del servizio navale reale femminile, che operavano le macchine bombe. Si diceva che i loro sforzi avessero abbreviato la guerra di fino a 2 anni, salvando innumerevoli vite nel processo. Le storie di Bletchley Park sono costellate di stranezze e idiosincrasie, a testimonianza delle circostanze straordinarie. Turing, ad esempio, incatenò la sua tazza a un radiatore per impedirne il furto. Un aneddoto che illustra la normalità bizzarra all'interno di queste imprese straordinarie. Con la fine della guerra, il ruolo di Bletchley Park e la rottura di Enigma rimasero un segreto custodito per decenni, con i decrittatori che tornarono alla vita civile, i loro contributi noti a pochi. Fu solo anni dopo che l'ombra del loro lavoro venne alla luce, rivelando come il complesso ballo della crittografia giocato nella tranquilla campagna inglese avesse risuonato attraverso campi di battaglia e oceani, alterando il corso della guerra. Arte dell'illusione, l'arte del camuffamento nel conflitto. Nel teatro di guerra, dove un momento di visibilità poteva significare disastro, l'arte del camuffamento divenne critica tanto quanto le armi impugnate. Il XX secolo fu testimone dell'evoluzione del camuffamento e dell'inganno, da semplice fusione con lo sfondo a una raffinata arte strategica. Questa narrazione si snoda attraverso il tessuto delle due guerre mondiali, dove la necessità di innovazione ha ispirato alcune delle tecniche più ingenue e talvolta capricciose per ingannare il nemico. Durante la Prima Guerra Mondiale, il concetto di camuffamento assunse una nuova dimensione con l'introduzione di schemi di dazzle sulle navi da guerra. Questa tecnica non mirava a nascondere, ma a confondere, distorcendo la percezione nemica delle vere dimensioni, forma e direzione della nave. Concepiti dall'artista britannico Norman Wilkinson nel 1917, questi schemi geometrici disorientanti si incrociavano su scafi e fumaioli, rompendo il contorno della nave contro le onde.
Sebbene l'efficacia del camuffamento Dazzle fosse dibattuta, divenne una vista comune, con oltre 2000 navi britanniche che adottarono questi disegni sorprendenti entro la fine della guerra. La Seconda Guerra Mondiale ampliò la tela dell'inganno, con interi paesaggi trasformati per trarre in inganno irricognizione nemica. L'operazione Bertram, una lezione magistrale di inganno militare eseguita dagli alleati nel 1942 prima della seconda battaglia di El Alamein, mostrò tale sotterfugio. L'operazione, guidata dal designer di set cinematografici britannico Jeffrey Barkas, coinvolse la costruzione di un oleodotto finto per indurre in errore le forze dell'asse riguardo al momento e al luogo dell'attacco. In realtà, mentre il finto oleodotto lentamente si avvicinava al completamento, gli alleati stavano ammassando truppe e carri armati, nascosti sotto teli mimetici e travestiti da camion di rifornimento, in preparazione per un assalto che avrebbe cambiato le sorti in Nord Africa. Attraverso il canale, mentre si avvicinava l'invasione del D-Day, GL alleati evocarono il fittizio primo gruppo di armate degli Stati Uniti, FUSAG, sotto il comando fantasma del generale George Patton. Questo inganno, parte dell'operazione Fortitude, fu così elaborato da includere carri armati gonfiabili, campi finti e traffico radio sceneggiato, tutto per suggerire un'invasione a Pas-de-Calais invece che in Normandia. Questo inganno fu cruciale, poiché trattenne le divisioni tedesche mentre le forze alleate assaltavano le spiagge della Normandia il 6 giugno 1944. L'inganno non era solo un affare del fronte occidentale. Anche i sovietici, nella battaglia di Kursk, crearono false basi aeree, complete di aerei di legno, per attirare i bombardieri tedeschi lontano dalle loro vere posizioni. Questa strategia di maschirovka, in russo mascheramento, era una pietra miliare della dottrina militare sovietica, sfumando i confini tra realtà e artificio sul fronte orientale. Questi atti di sotterfugio non furono privi dei loro momenti di ironia e umorismo. Ad esempio, l'Armata Fantasma, un'unità tattica di inganno dell'esercito statunitense, impiegò artisti e attori che usavano carri armati gonfiabili ed effetti sonori per simulare movimenti di truppe, spesso avvicinandosi alle linee nemiche per mettere in scena le loro performance. Le imprese di questa unità unica aggiunsero un tocco di teatralità al campo di battaglia, mentre si esibivano attraverso l'Europa, seminando confusione tra le fila tedesche. Il camuffamento e l'inganno erano anche integrali nel teatro del Pacifico. Le dense giungle e i terreni insulari ispirarono adattamenti come il velo di leopardo, che usava schemi che imitavano la luce filtrante attraverso le cime degli alberi per nascondere installazioni e attrezzature. Anche i giapponesi utilizzarono coperture naturali, spesso costruendo hangar per aerei che si fondevano perfettamente con il paesaggio circostante. Gli aneddoti storici di questi sforzi clandestini sono emersi da allora, dipingendo un quadro di una guerra che non fu sempre combattuta con la pura forza. Un ufficiale britannico, ispezionando una nave dipinta con Dazzle, avrebbe detto scherzosamente: «Dopo la guerra dovrebbero essere conservate come monito alle future generazioni di pittori a non bere durante il servizio». Dalle macerie della guerra alle stelle, l'odissea dell'operazione Paperclip. Mentre il fumo della Seconda Guerra Mondiale si diradava, si svolgeva un'odissea clandestina, una che avrebbe silenziosamente plasmato l'incipiente gara spaziale. Soprannominata Operazione Paperclip, questa manovra post-bellica degli Stati Uniti trasformò ex nemici in improbabili alleati, sfruttando il potere intellettuale di scienziati dalla sconfitta Germania nazista. Il nome dell'operazione, derivato in modo capriccioso dalle graffette utilizzate per allegare le nuove identità americane ai file di guerra di questi reclutati, celava le profonde implicazioni di questa iniziativa. Nell'immediato dopoguerra, nel 1945, tra le rovine di un'Europa distrutta, l'intelligence americana eseguì un audace gambetto. Identificarono ed estrassero un gruppo di scienziati tedeschi, molti dei quali avevano affinato la loro competenza sotto l'egida del Terzo Reich, lavorando su tecnologie di missili all'avanguardia e altre innovazioni belliche. Il più noto tra questi era Werner von Braun, l'architetto del razzo V2, il primo missile balistico guidato a lungo raggio al mondo. Von Braun, insieme a oltre 1600 altri scienziati, ingegneri e tecnici tedeschi, fu trasferito segretamente negli Stati Uniti.
Questo guadagno intellettuale faceva parte di una strategia per garantire che gli Stati Uniti non solo neutralizzassero una potenziale minaccia, ma anche superassero in vantaggio nella supremazia tecnologica della imminente guerra fredda. L'Unione Sovietica, rivale emergente dell'America, era impegnata in un'operazione simile, desiderosa di catturare la propria quota di prodezza scientifica tedesca. L'importazione di queste menti non fu priva di controversie. Molti di questi scienziati, sebbene non fossero ideologi accaniti, erano stati in vario grado complici con gli sforzi bellici del regime nazista e alcuni erano membri del partito. Il governo degli Stati Uniti, consapevole delle questioni morali, scelse di dare priorità al vantaggio strategico, sanificando i passati degli scienziati per garantire la loro cooperazione e conoscenza. L'operazione Paperclip divenne il fulcro silenzioso su cui ruotava la gara spaziale. Stabiliti a Fort Bliss, Texas, e successivamente a Huntsville, Alabama, von Braun e il suo team iniziarono a lavorare su razzi per l'esercito degli Stati Uniti. Il loro lavoro culminò nello sviluppo del razzo Redstone, che divenne il modello per i veicoli di lancio che avrebbero portato l'America nello spazio. Questi emigrati tedeschi, un tempo strumentali nel terrore dei razzi bellici che piovevano su Londra, erano ora cruciali nel lanciare il primo satellite americano, Explorer 1, in orbita nel 1958. Posero le basi tecniche che avrebbero eventualmente inviato gli astronauti americani, inclusi l'equipaggio leggendario dell'Apollo 11, sulla Luna. Le narrazioni di questi scienziati sono intrecciate di ironie e complessità morali. Von Braun, ad esempio, era un uomo che aveva una volta servito con entusiasmo un regime responsabile di atrocità inimmaginabili, eppure divenne una figura carismatica in America, un campione per l'esplorazione spaziale e, infine, l'architetto capo del veicolo di lancio Saturno V. Gli aneddoti storici di questo periodo spesso riflettono la natura surreale di questa transizione. Si racconta che durante un test di un razzo iniziale, von Braun osservò i suoi colleghi americani. Il razzo ha funzionato perfettamente, tranne per l'atterraggio sul pianeta sbagliato. Questo umorismo pungente sottolineava una verità sull'operazione Paperclip. Era un capitolo bizzarro della storia dove le traiettorie della guerra e dell'esplorazione si intersecavano, portando a un'eredità tanto profonda quanto controversa. Mentre cala il sipario sul nostro viaggio attraverso l'arsenale clandestino delle forze alleate nella Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo i sussurri silenziosi dell'innovazione che hanno cambiato le sorti del conflitto. Dai cieli che hanno visto i misteriosi Foo Fighters, alle profondità dove l'arma antisommergibile Hedgehog cercava la sua preda, l'ingegnosità degli alleati non conosceva limiti. Abbiamo assistito alla nascita di tecnologie nel calore della guerra che alla fine avrebbero generato un mondo di pace e progresso. Lasciateci con le parole echeggianti di Winston Churchill, che una volta disse: «L'uomo inciamperà occasionalmente nella verità, ma la maggior parte del tempo si rialzerà e continuerà». Infatti, mentre continuiamo, portiamo l'eredità di quelle armi segrete e degli eroi non celebrati che le hanno brandite, un testamento all'ingegnosità umana anche in mezzo alle maggiori avversità. Grazie per averci seguito e alla prossima volta continuate a svelare i segreti della storia.